Piazza Orologio Gremita, ieri sera a Clusone per il gran finale di Artisti in Città, il concorso per artisti di strada che la cittadina ha ospitato per il secondo anno. Il Fanzago d'Oro è andato alla compagnia Passero Tips, che ha preceduto gli altri due finalisti, Circus e la piccola compagnia del Cucco. Nel servizio alcune immagini della serata, le interviste a Nadia Fantoni, presidente della Turismo Pro Clusone, e i vincitori. Nadia Fantoni, seconda edizione di Artisti in Città, tantissima gente in piazza, questa sera anche il bel tempo vi ha aiutato, al contrario dell'anno scorso, è stato un successo. Sì, la gente ha apprezzato molto questa nostra seconda edizione di Artisti in Città. Siamo molto felici di come è riuscita, come si è svolta la manifestazione. Peccato la pioggia di ieri sera che ha interrotto un po' gli spettacoli, però abbiamo visto tantissima gente nelle piazze di Clusone oggi e anche stasera il gran finale. Siamo molto soddisfatti. Lanciati verso una terza edizione. Speriamo, noi ne abbiamo tutta la voglia di poterla organizzare, quindi già cominceremo a lavorare adesso mandando le mail a tutte le associazioni di artisti e speriamo l'anno prossimo di proporvi un festival ancora più grande e più importante. Siamo con il Passero Tip, vincitore dell'edizione 2009 di Artisti in Città. Innanzitutto, da dove venite? Veniamo da Torino e abbiamo, insomma, siamo venuti qui a Clusone per questo concorso e la giuria ha voluto che vincessimo, insomma, siamo ancora un po' increduli in realtà, però è andata bene, insomma, ecco. Siamo Siamo contentissimi. Ciao mamma, sono contento, abbiamo vinto. Ciao Ah, mamma. benissimo. Sembravate sinceramente sorpresi sul palco, non ve l'aspettavate? No, noi non ci aspettavamo proprio di vincere, pensavamo, boh, magari sia un secondo posto, ma non eravamo sicuri di vincere, non eravamo sicuri sicuri. Eravamo proprio increduli, infatti. Incredibile. Primo concorso che vincete? In In realtà realtà no. no. In realtà no, perché abbiamo fatto un festival di circo contemporaneo, che è una cosa un po' differente, a Frisanco, che è nel Friuli, e abbiamo vinto anche un concorso lì, ma con un altro spettacolo di circo contemporaneo, appunto. Ma sempre con la Sempre compagnia con la compagnia. Passero Tip. Esatto, sì. E a Clusone come ci siete arrivati? In macchina. No, beh, a parte in macchina attraverso un sito di giocoleria dove abbiamo letto che c'era questo concorso, abbiamo deciso di iscriverci, abbiamo detto boh, proviamo con questo spettacolo di strada, proviamo e vediamo come va. La città, come vi è sembrata in generale il clima che si è respirato in questi giorni? Molto bello, Bel clima, anche se un po' bellissimo. piovoso, devo dire. Sì. Perché ieri ha piovuto quasi tutto il pomeriggio. Molto Però molto bello. bene, la gente è molto ospitale, ci è piaciuto molto essere qui, sì.